quelli avvenire. Ma io voto io. No, però se poi è emozione. Vabbè dai. Dimmi prima che fai. Allora, veramente tutti. Comunque vada. È stata una cosa meravigliosa. Bellissima. Cosa irripetibile. Ma lo ripeterei. E lo ripeterei. Ma comunque questo non è ripetibile lo stesso. Ora andiamo. Ora andiamo. 5 minuti appena Vittorio finisce. Andiamo là, gli spacchiamo i culi. Facciamo un concerto della Madonna. Che Robby Room ci fa. Facciamo un concerto della Madonna. E siamo tutti contenti e domani ci andiamo a casa. Tristi ma felici. Perché guardiamo nel cuore. Thank you for coming. Sorry, it's beautiful showcase tonight. And this is the band from Italy. From Palermo, Italy. Grazie per aver documentato questa magnifica storia. Grazie Alessandro, grazie. Grazie. So, enjoy the sound. Thank you. Konbanwa minasan, watashi tachi wa Sicilia kara no Uzbeki da. Konbanwa, arigatou gozaimasu. Giorno, che cos'è? Non c'è il nome fingalese. No, è stato fantastico. Siamo arrivati stanchissimi dopo un viaggio epocale, perché siamo arrivati a Punta Raisi alle 8, siamo arrivati a Roma alle 9, abbiamo aspettato più o meno 6 ore per la partenza per Tokyo. Niente, poi arrivati qua verso le 11:30, casini con la dogana, appartamenti che non ricordavamo dove fossero. Comunque siamo passati senza problemi, senza che ci rompessero le scatole. E niente, poi Allora, gli UTVG nascono ufficialmente 3 anni fa, alla fine di un'estate. Chi ha questa cosa? Allora, tranquillo. Stai parlando con me, non c'è la telecamera. Punta! Gli UTVG nascono ufficialmente 3 anni fa, alla fine dell'estate del 2012. In realtà ci conosciamo da moltissimo tempo. Quindi in realtà, sempre in realtà. Vabbè, non dico un cazzo, vabbè. Gli UTVG nascono alla fine dell'estate del 2012. Io ero appena tornato da 3 mesi dal mio periodo di soggiorno in Giappone. Ci siamo rincontrati con Bruno e con Simone, abbiamo deciso di riprendere a scrivere canzoni e così è nato il progetto. Un bel giorno, appunto, a casa di Valerio avevamo il testo di Postumi, che io avevo scritto, era un testo che avevo scritto in inglese anni prima. Il mio testo faceva "When I was a postman, I went towards the rain, the snow", una cosa del genere. E appunto l'abbiamo tradotto. Ci siamo chiesti cosa fare di questo materiale o comunque di questa idea di gruppo, di amicizia, di tutto questo bel insieme. Siamo guardati fuori dalla finestra, abbiamo visto il Castello Tuveggio. Abbiamo ipotizzato un nome simile, ho detto perché Tuveggio, per dare una territorialità ben definita al gruppo, mentre la musica non lo era. È venuto spontaneo entrare tutti in questa cosa qua, perché condividendo sempre un sacco di esperienze musicali e non, c'era naturale restare in un gruppo insieme e continuare a implementare la cosa, creando un progetto vero e proprio, più stabile, con una più o meno una precisa direzione. Ma in realtà sono entrato negli UTVG un po' per caso. Mi trovavo a Roma perché ero lì, insomma, per studiare, per il dottorato, insomma, che sto finendo proprio in questi mesi. Se non sbaglio mi ha chiamato Valerio o Bruno, ora non ricordo bene, proponendomi, insomma, avevano preso una serata, trovandosi senza batterista mi hanno chiesto così, oh, non è che ci puoi dare una mano? Poi quella serata è stata parecchio divertente e quindi poi, insomma, mi hanno chiesto se potessi prendere questo impegno e poi provare a continuare a suonare con loro, e mi hanno accalappiato, diciamo, all'interno di questo progetto. Poi altri ci conosciamo da moltissimo tempo, quasi da quando siamo nati. E poi piano piano crescendo col tempo abbiamo sviluppato questa passione fortissima per la musica che abbiamo condiviso praticamente dai 14 anni in poi, e da quel momento non ci siamo più fermati. Intorno ai 15-16 abbiamo incontrato Giuseppe, con cui abbiamo cominciato a mettere su un primo gruppetto vero e proprio, e un paio d'anni più tardi, intorno ai 18, sì, abbiamo conosciuto Valerio. L'evento scatenante è stato che Valerio è venuto a studiare, è venuto a stare a lavorare in Giappone per un po' di tempo. E poi è stato costretto a tornare, ci siamo trovati tutti nello stesso posto e abbiamo pensato di mettere su questo gruppo, all'inizio con finalità bellicose, nel senso che non era... Avevo pensato di mettere su un gruppo per fare soldi, per fare... facendo musica un po' più semplice, che potesse essere un po' più... esportabile. Poi, diciamo, ovviamente il tempo ha fatto sì che il progetto diventasse un po' più strutturato, un po' più serio di quello che erano le prospettive iniziali, che comunque è positivo, se fosse vuoto, fosse vuoto. Andando a Uniqlo, che è uno dei negozi di vestiti, insomma, più portati al Giappone. Questo è lo Shibuya Crossing, che è, diciamo, il quadriplo più famoso nell'iconografia giapponese. Ora ci incontriamo con Enrico, che è il graphic designer dell'azienda, che ci ha, diciamo, curato la promozione e che si sta occupando anche della gestione delle date. essendo in un certo senso una cosa folle questa, che 5 musicisti validi dal mio punto di vista, secondo me, come gruppo, secondo me siamo un gruppo valido, che essendo un gruppo indipendente, un gruppo di piccolo cabotaggio che decide, pur non avendo girato ancora l'Italia, di partirsene per il Giappone, nonostante ci sia comunque un collegamento, il Giappone non è scelto a caso, secondo me è una cosa talmente folle che non può fallire. Really friendly guys, like I'm a musician myself, and they understand the support that you need. No one is ever a musician on their own, and all of us, nothing ever happens on its own in a vacuum with music. I think it's very admirable. These guys are doing something which not that many people can do, especially singing in the language and appealing to people in that kind of culture. It speaks much louder than the semantic reference that is language itself, and the music is that one language that speaks way beyond culture. Bruno, Valerio, Simone, Luca, Giuseppe. Ciao ragazzi. Bellissimo, no? Bellissimo! Sì, sì, sì. Bellissimo! Bello! Allora, come potete vedere, diciamo, Tokyo offre una varietà veramente straordinaria di alcolici, che io purtroppo divoro un po' troppo su birra, perché, ahimè, lui non beve, diciamo, questo brutto. Cioè, io bevo! Non bevo roba imbevibile, tipo l'acqua, questa cosa schifo. Convivenza in uno spazio così piccolo, allora all'inizio temevamo perché gli spazi qui sono molto piccoli, siamo riusciti in un certo senso a sistemarci tra futon a terra e io nell'armadio, la convivenza va bene anche perché ci conosciamo, certo magari tra 15 giorni ci volevamo massacrare alle legnate tutti, però diciamo questo vedremo se riusciremo a tornare indietro vivi. Questo è il caffè tipicamente giapponico, una marca che diciamo insolita per noi, infatti è anche difficile capire esattamente che cosa sia, perché almeno però sto facendo pratica con ideogrammi e quindi sono riuscito a prenderne uno che sembra tutto sommato buono. Proviamo questo caffè giapponese. Il Giappone, ti metto, andiamo in un posto lontano, Marte era un poco raggiungibile, poco probabile, e quindi abbiamo detto il Giappone. Ovviamente il link vero col Giappone tra noi è Valerio, in quanto lui è sempre stato appassionato di cultura giapponese, della stessa lingua, insomma questa passione l'ha portato a laurearsi lingue orientali, insomma addirittura a viaggiare e a riuscire anche a lavorare per un periodo a Tokyo. Uno dei primi pezzi che abbiamo scritto e composto appunto, si tratta ottobre 2012 mi pare, è stato Pulizia a Tokyo, che è un brano misto mezzo italiano e mezzo giapponese. Questo perché appunto, una volta io portai un libro di testo base in lingua giapponese, l'ho proposto ai ragazzi mentre stavano facendo una jam di tipo swing, c'è stato questo accostamento parossistico tra il giapponese e l'italiano maccheronico ed è una cosa che è piaciuta subito. l'idea di fare questo torneo è nata circa 2 anni fa. Parlando al telefono con Valerio dicevamo, scusa, ma perché non potremmo organizzare qualcosa, visto che tu ci sei stato, che magari hai dei contatti, che possiamo provare a fare questa esperienza? All'inizio abbiamo pensato di contattare magari qualche locale per i fatti nostri, senza per forza utilizzare un intermediario. Poi però io ho avuto un contatto all'Istituto di Cultura Italiano di Tokyo, presso cui ho lavorato poco prima di tornare a Palermo, e loro mi hanno segnalato un'agenzia con cui abbiamo lavorato per 2 anni. Sulle prime diciamo un po', punto, un po' dubbioso sulla cosa, perché proprio per questa ragione, insomma, no? Senza avere uno zoccolo duro in Sicilia a livello nazionale, avventurarsi un'impresa diciamo così oltreoceano, la cosa mi lasciava un po' così preoccupato. Prima sembrava soltanto uno scherzo. Si diceva così, ah, magari portiamo queste cose pure in Giappone, sai, un pezzo in giapponese, un gruppo italiano, e sono detto, boh sì, ma quando si potrà fare? C'è un viaggio così, come lo organizzi? Boh. L'altra motivazione per cui abbiamo deciso di venire qui in Giappone a suonare è di carattere commerciale. Questa cosa è, volendo, un passo un po' più lungo nella gamba, se vogliamo vederla così. Chiaramente non vuol dire nulla, perché non è detto che ora, cioè, non è che questo torneo ci possa aprire in Italia chissà quali possibilità, però è un'esperienza importantissima che fa sì che tu torni con un bagaglio intanto tuo enorme di esperienza, di motivazione, e fa sì che insomma la gente veda che tu fai qualcosa, il ritorno di immagine fa parecchio. Tolgo la sciarpa. Ma guardo lì, tu guardo in camera. Ma film è, sembri un mafioso. Serio? Serio? Mi chiamo Erika Rossi, vivo in Giappone da ormai 15 anni. E mi occupo di promozione e marketing, soprattutto riferito all'ambiente musicale, e tra le varie avventure ho incontrato gli Youth Veggie e ho deciso di aiutarli in questa loro avventura giapponese. C'è molta Asia nella musica degli Youth Veggie, l'uso del tempo, per esempio irregolare al massimo, che è il tempo del teatro kabuki, che per essere rappresentato, per rappresentarlo graficamente, si deve pensare a una goccia d'acqua che cade da una foglia e poi nell'acqua fa tin 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 tin. E questo è il tempo giapponese. Quindi secondo me il loro modo di usare il tempo, le pause, le alternanze tra la musica e le vocalizzazioni, secondo me sono elementi fruibili, che rendono l'ascolto facile per un pubblico giapponese. In Giappone la musica italiana è l'opera. I canali attraverso cui passa la musica italiana sono praticamente invisibili, per cui quando si viene a suonare in Giappone, secondo me, bisogna farlo con una cosa in mente. È comunque importante confrontarsi con un pubblico assolutamente diverso. Non si può far finta che non esista l'Asia. L'Asia esiste senza l'Europa. Ho i miei dubbi che l'Europa possa continuare a esistere senza l'Asia. Queste cose cambieranno, Alessandro. Cioè, io guardo te e so che tu sarai il nostro... Cosa sarà Alessandro? Cosa sarà? Rispetto a noi? Sì. È già un grande amico? Sarà? Più amico. Già stato un videomaker. Sarà un regista. Che prossimamente negli schermi di tutta Marte ci sarà il film Youth Veggie nel mondo di Dio. La possibilità che hanno è quella di inserirsi in una nicchia dove girano anche le band giapponesi, che si possa ritornare magari per suonare su festival, per esempio, essere invitati a festival. Questo è uno sviluppo che vedo come abbastanza reale per quanto riguarda il futuro in Giappone degli Youth Veggie. Concludere dicendovi quello che ho pensato io, che anzitutto vedendovi ho capito quanto quanto è importante vedere la musica dal vivo, no? Perché ovviamente per trasmettere l'emozione, il mondo che uno costruisce attraverso la musica, il live diventa un aspetto, un pezzo fondamentale dell'attività del musicista, e oggi siete riusciti a trasmetterci veramente il mondo degli hot veggie. E la seconda cosa che volevo dire è che appunto spero che gruppi come voi vengano sempre di più in Giappone, così da spodestare un po' il monopolio della musica americana e inglese che c'è in questo paese. Difficile, però. Sì. Lo faremo.そうだわかりました。じゃあこれからの活躍を期待いたします。ウドベッチの皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。何かどちらでした。こうコメントして。大丈夫大丈夫だぞ。Sono bellissimi. Siete bellissimi. O fare come un tsukushi. Marmellata di fragola. Anpan, marmellata di... roba di fagioli, quelli che non ti piacciono. Diciamo una cosa semplice vuota. Semplice vuota? Non fame. Questo è il pane al melone. Col pane al melone. Roba vuota. Aspetta, questo forse. Sì, ma questo sai di fa fare. Questo è tipo con l'uovo. È tipo un cake. L'ho capito, è gigante. Vabbè, no, spero che io vado per qua. Per questo, non è di questo. No. La mia scelta ricadrà su questo. Questo è un prodotto tipico, giapponese. Prendi una brioscina, prendi Hello Kitty, la fotti a bastonate, la scrivente tutte i peali, poi gliela strichi qua, gli dai una roba di fragoline e c'è la brioscina a Hello Kitty, senza Hello, addio Kitty, au revoir Kitty, anzi Kitty sai ma... in continuazione, per quanto che questa è una cosa che ho capito. Combini ci ha aperto nuovi orizzonti. Combini vuol dire convenience store, in cui questi supermercatini aperti 24 ore su 24 contengono di tutto. Quindi senti veramente a casa tua, qua ci purifichiamo. E senti, ora andiamo a mangiare. Ma che bene! Ed è il nostro punto di ritrovo per mangiare e per bere in continuazione. È una via di fuga, è un posto felice, un posto dove arrivi, la gente ti accoglie. Non lo so benissimo. Cibbiamo il cameraman. Ma vedo. Secondo me è così. Questo non riesco a tenere la pelle. Come non arrivi in... Non capisco come si vede. Ah beh, dai un po' tu pure questo? Mi sa proprio di sì, perché c'era l'uovo di sopra. Così a muzzolo. A me è uguale. È uguale. Fa male la mano. Fa male la mano. A Luca fa male la mano, a mangiare così. Come i giapponesi, che sono bravi. Combini è... innanzitutto uno spazio magico. Sì, è uno stile di vita. Combini è... Combini in realtà è qualcosa che è dentro di noi, probabilmente. È una grande espressione di democrazia popolare, perché finalmente, no, poter anche smangiucchiare qua e là a 100 yen Possiamo aprire un combini in Italia, facciamo la nostra comune. Un combini certo. Democratico. Però poi dovremmo combinare qualcosa altro. Quindi. Ma lì le alghe non vanno. Lì le alghe non vanno tanto. Lo sai ma. Lo sai ma. Dai, si va a Nakano. Posso dire culo? Culo. Sono Enrico, lavoro a Tokyo nell'agenzia I Talent Bank, sono il direttore artistico, mi occupo fondamentalmente di gestire l'immagine delle band quando vengono a suonare in Giappone e l'immagine delle band giapponesi che vanno a suonare in Europa. E gli U2G hanno contattato la nostra agenzia per un tour in Giappone, per fare questa pazzia meravigliosa del tour in Giappone, e sono entrato in contatto con loro tramite l'agenzia. Mi sono occupato della gestione della loro immagine qui a Tokyo e poi piano piano con Valerio chattando si è sviluppata questa, chiamiamola amicizia, questa stima, per cui alla fine sono passato da fare prettamente il direttore artistico anche a fare un po' di management dei loro concerti, trovargli date e queste cose, che siccome ho visto che erano persone in gamba, che sono persone in gamba, è una cosa che mi fa piacere fare, non la faccio sempre, ecco. You know his name. Valerio. 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 How do you say? Valerio. Valerio. You have a problem with B and B. Yeah. I have a problem. No. Beh, sono delle belle persone, si vede, sono tutti molto colti. Sanno quello che stanno facendo. Ecco, una cosa che mi ha colpito degli U2G è che sanno quello che fanno. Qui in Giappone le band hanno tutte questo atteggiamento molto aggressivo. Cioè sono proprio dentro i canoni del genere. Invece gli U2G hanno proprio una nicchia a sé, cosa che in Giappone è incuriosita molto. In più, assolutamente da lodare il fatto che loro arrivano con l'uniforme, cioè con la maglietta, con l'ollo. È perfetto, perché fanno quello che farebbero le band giapponesi. No, unfortunately no women with us. No women. Till now. I sleep in the closet. Really. Quello non ci può credere, ci mi piva il culo. I sleep with him. What? Again. Siete arrivati in un settimo e in un ottavo, su sì. 8. Su. Visto che non era solo di contro lei, vai. What? No. うわ、もう苦手なんだよ。スタートダッシュとか。ストカー。What? Ascoltala. Ma dice sto ca, io non capisco. Gli guarda, posso dirtelo, hanno fatto tutto da soli. Essendo bravi, essendo professionali, si sono ricavati loro la loro fanbase. Noi abbiamo, diciamo, aperto la porta, poi sono entrati loro correndo alla siciliana e hanno fatto quello che dovevano fare. Io sono molto contento di loro. Certo. Flac! Flac. Perdina de pretis! Mamma che tacune! Sì, ci ho pensato pure io. Sai che manchetta di show? Sì. Le tre, verso le tre. Ciao. Va bene. Sai che ragazzi, no, ho capito che hai detto comunque ti ho sparato. Ho detto che era salvo. What? No! Dai! Dov'è? What? What? Ma ti saltano gli occhi con queste astronavi. Saluta Madonna, Franca! La nonnina fa gli ciao! Ai super nonnis! Soiarò! The last, but not the least. E questa te la sapevi tu, a Londra! The last but not the least. One more. Per gli U2G consiglio molto, soprattutto visto l'imprinting che hanno lasciato sul pubblico, suggerisco di battere il ferro finché è caldo, assolutamente non lasciarsi scappare l'occasione. Ok, il link che mi ha mandato a Simone, giusto? Ok, ma nel senso che andiamo, ci vediamo lì e poi pigliamo la roba insieme? Ok, va bene, allora ci vediamo alle 5 lì e poi pigliamo reggirullante e asta insieme. Perfetto. l'intenzione di venire a suonare in Giappone secondo me è una follia. Probably you don't make any money because there's no guaranteed payments. It's based on ticket sales and if you don't have fans here, you sell no tickets. In Giappone c'è veramente molto poco mercato per le band straniere. There isn't really a hunger for overseas music. Qui non esiste che il locale paghi la band. Il Giappone vive della sua musica. Tokyo is so big that on a Saturday night there's about 15,000 bands playing. Per sfondare in Giappone devi essere veramente o una star internazionale o giapponese. If a band from overseas comes to Japan assuming, oh, I'm from the US, so I'm from the UK, I'm going to be big, they won't be big. Quello che ci tengo a dire è che questa cosa è una cosa programmata da 2 anni, tra stress, tra lavoro, tra contrattazioni, tra cose che sai che ci saranno, cose che sai che non ci saranno, contrattempi che avverranno, perché inevitabilmente ti trovi a relazionarti con una realtà che è diversa dalla tua. A Giappone! So you have a lot of bands that are not good, you have a lot of bands that are medium or growing, and then you have great bands. I think bands that succeed are healthier because they are more friendly to their fans and they really develop a relationship with them. Per gli artisti non giapponesi il fascino dell'esotico è ancora molto forte. I giapponesi sono molto fedeli, se ti trovano su Twitter e gli è piaciuta la tua musica continuano a seguirti, quindi nel caso di un tour successivo tutti loro ritorneranno. Lo abbraccia tutti. Bravo, bravo, riprendi il fan. Come over here with the expectation that you're just like any other band already here, have to make your way, it can be great. Be friendly to the fans, shake hands, give hugs, sign autographs. If fans like you, they start bringing you presents to other shows and they will tell their friends about you and be like your #1 fan, so it can be fantastic.ウッドベッジの音楽を聴いてもう日本では次にウッドベッジが来たら日本ではこんなルビールームみたいなちっちゃいところではもう見れないんじゃないかなって思った、うんうん、次はもっとビッグホールになるんじゃないかとは思った、うん、今までルビールームに6年間いて今まで一番良かったよ、うん、一番良かったウッドベッジ一番良かった6年いたけどバンドで一番良かった。これ本当だからね。一番良かった。大好き、本当に大好き。僕日本の一番のファンだからね、ウッドベッチ一番大好き、超大好き、素晴らしかったです。Mi ha detto che lui lavora al Rabi Room da 6 anni e gli Utvetti sono la sua band preferita che suona da Rabi Room. E io, secondo voi, non me lo devo sposare? Che consuma su? Tisi umani, cupari picchiuti su sì, e calamareo, e calamareo, sono vuoi un picchiarino, e calamareo, e calamareo, sono vuoi a saluire.感想ってわかるかな？感想ってなんて言うんだろう？感想。Stiamo andando a fare un'intervista radiofonica con un certo Mike, amico di Enrico, che conosceremo stamattina per la prima volta. Dove? In una... in questo palazzo. La radio si chiama Inter FM, quello è il palazzo di TV Tokyo che ospita gli studi di Radio Inter FM. Il programma si chiama What a Fun Day. Yeah. E sarà un fun day. Veramente un fun day, è vero? Sì. Andare in Giappone a fare quello che per cui ho sempre lavorato e quello che ho sempre desiderato di fare con gli amici di una vita che corrispondono anche ai miei colleghi, io da questo punto di vista lo considero un successo. Vedremo poi alla fine del tour se sarà un grandissimo successo o un successo nostro personale così. A woman from the eastern side of the United States, she has won $1 million. That's about Ichioku Nisenman from a lottery scratch card 2 times. いいじゃん。いいと思うぜ。今日、あちらにですね、イタリアからのバンドが来てもらってるんですけど、I hope I pronounce this correctly. 発音大丈夫かな？ウッドベジョ。Ciao ragazzi. Sorry about that. Gomenne. De これね、イタリア語も喋れて、日本語も喋れて、英語もできるんですよね。英語の方がいいんだと思う。ちょっと日本語喋れるね。すごくない？すごくない？これ名前バンド名がこれね。It comes from a Spanish castle, is that right? It's actually it's some kind of Deutsch castle on the top of the biggest mountain in our hometown, which is Palermo, which is the capital of Sicily, an island in the south of Italy. Is this your first show in Japan? Actually, it's the last one. Last one, okay. So I mean, your first time in Japan, right? Yes, yes. Okay, yes. And how's it been going? No, it's been really great. At first, we were thinking about what could be the reaction of Japanese people because we are singing almost all the songs in Italian, some in Japanese, but they were very fond about the music. Actually, of course they didn't, understand the Italian words, but they really liked the music, and the ones were so gentle in the live venues, in the live music clubs, and even the people such as Enrico and Yukino, they helped us really very much, and then we have a really, really, really wonderful trip, and then we are a bit sad to go to this concert. Any final messages? Anything you want to say? Yeah, I think if I may, I will delegate this to Luca, world-class player. Anything you want to say, Luca, want to add? Thank you, Tokyo. Thank you for everything, for the great food, great time, great people. Did you try the Italian special over there for the 500 yen for the Italians? The spaghetti, really? Okay. Please come by again. Okay, thank you very much. All right. Thank you. Yeah, arigatou gozaimashita. Thank you. Ciao ragazzi, arrivederci. Alla prossima. Ciao. Grazie. andando al 7th floor per la nostra ultima gig, la gig conclusiva di questo fantastico mini tour giapponese. Sarà una grande serata, mi raccomando. Tanti amici, tante amiche. La musica è stato fondamentalmente il collante a livello affettivo e personale per il mio percorso, sia dal punto di vista delle amicizie, sia dal punto di vista anche sentimentale in un certo senso e dal punto di vista lavorativo. È la cosa probabilmente più bella che mi possa essere capitata nella mia vita, avere questa fortuna di avere questo, tra virgolette, dono. L'emozione proprio è primordiale del suono, della corda che vibra, dell'armonia che si crea, rimarrà sempre per me una cosa ancestrale, misteriosa. Per me la musica è un po' la mia vita e la mia morte, nel senso che è tutto quello che faccio, nel bene e nel male. Diciamo, devi performare un po', quindi c'è questa dimensione, no, del farsi insieme all'ascoltatore, quindi insieme, diciamo, al pubblico che ne fruisce. La musica è qualcosa che accompagna i tuoi stati d'animo, probabilmente costruisce anche i tuoi stati d'animo. L'esigenza di spiritualità che c'è in tutti ed è fortissima, la soddisfa con la musica. Per quanto in realtà sì, ok, fisica acustica, il suono è quello, l'aria si sposta, quello che vuoi. Ma l'emozione che c'è alla base di questa cosa, ecco, quello che si viene a creare poi con tutto il resto, rimarrà per sempre, credo, per me una specie di scintilla, un motore che fa muovere tutto. Hai perso un po' lo smalto, Alessandro. Non sei più quello dei primi giorni. Non fai più domande scomode. Non fai più domande. Luca, che ne pensi di questa domanda? I'm Yukino Ikeda, and I'm working in the ETB, E-Trend Bank, the company. I'm doing for the SNS management, like Twitter and Facebook pages, and also I'm uploading the broadcasting and the radio station. No Japanese knows this band, but you guys know the Japanese word and the Japanese culture and the Japanese traditions, and I'm just surprised, like, oh my god, Italian guys know Japan. And then I feel like surprised and as well as very happy as Japanese. So that's why I try to, you know, expand the fan base in Japan. それはこんばんは皆さん、私たちはシチリアからのオーツベイチだ。こんばんは、ありがとうございます。Incontrò un insetto che gli chiese con tutte quelle zampe come fai. L'amicizia che abbiamo è fondamentale per questo progetto. Ci vogliamo benissimo proprio perché ci vogliamo bene, perché ci conosciamo da tempo. Si è cresciuto un po' insieme, ecco. Siamo contaminati a vicenda. Appunto si parla proprio di questioni oltre la musica stessa, cioè proprio, insomma, l'amicizia, lo stato d'animo, le cose che abbiamo condiviso e ci tengono insieme. In un certo senso questa è una cosa che ci dà forza perché siamo in 5 che condividiamo questo percorso. Vada dove vada, insomma. Arigato! Andavo attraverso il freddo e la neve. Prima di essere gruppo siamo amici veri, al di là della musica noi stiamo assieme. Cioè, è un pezzo di noi in ciascun altro, per così dire. Sono una mano che possa portare avanti la musica più che il solo. Questa voglia appunto di non mettersi mai troppo sul serio e di scherzarci sempre su. Chiaramente, avendo pure l'età che abbiamo, non cerchiamo di non essere, di disturbare gli altri. Sono una persona lontana dagli eccessi. Io mi voglio svegliare la mattina e voglio sentirti a te che parli, voglio addormentarmi la sera sentendo a te che spari cazzate. They're wild, man. I've never heard Italian music before, but I mean, it was great. It was a great introduction. La loro musica è misto della cultura mondiale. The jazz and the progressive rock and also like Japanese culture and the Japanese lyrics. Come cosa mi ha ricordato molto Elio e le storie tese. Sono dei cazzoni, però tecnicamente sono tutti dei mostri. Just good music, man. Just like good. Maybe. It was not quite rock. It was not quite punk. It was not quite like indie or anything. It's kind of like some cool in-between kind of thing. Io ricordo i primi concerti che facevamo, eravamo tutti immobili, fermi, inevitabilmente uno spettacolo è uno spettacolo, quindi la gente che viene a vederti, viene anche a vederti, non solo a sentirti. L'apparire chiaramente conta tanto, però non deve essere necessariamente legato, no, all'aspetto fisico in sé, perché c'è una grande strada davanti, ma rendersi identificabili un po', è quello il gioco, insomma, l'apparire in musica. No, loro sono brutti. Manine di seta, le cia di stoffa. Sarò io la tua coffa, vieni con me. Direi che la vena fresca, ironica, che fa parte di questo gruppo, la conoscenza, l'intesa che abbiamo, che si sposa benissimo con la direzione. Le mie guance amano il vento, ma il mio cuore è di un mugnaio. Piero. Dannazione che batosa! La cosa bella è che concentrata in 2 settimane stiamo vedendo un sacco di cose. È come quando vai in un posto nuovo grande e conosci nuova gente, ti dà dei stimoli diversi perché proviene da un background culturale o italiano, anche straniero, che comunque è diverso dal tuo, e però è molto bello. E poi ti diverti come un pazzo! No, si vuole sapere cose, ma io non so il punto. These guys are great. They never disappoint. It's always a good time. I hope they come back to Japan. Really hope so. Yeah, we won't. And we hope. Yeah, it's good. It's good. If not, I'll see them in Italy. No, we keep in touch, by the way. Oh, definitely do Facebook? Or you yeah. And Livia Shindu is working on the documentary. Yeah, documentary. I want to see it. Yeah, of course. Yeah. Arrivederci Giappone, ci vediamo. pensa al fatto che in questo momento circolano in Giappone una quarantina di dischi YouTube. Un viaggio così in un posto che non c'è pizza proprio niente, sicuramente fa bene. L'unico scopo di questo viaggio è la ricerca spirituale. Questo è un piccolo posto. Sono venuto qua per capire chi sono. Per viaggio interiore, siamo entrati dentro Buddha e lui è entrato dentro di noi. Appunto, non siamo un gruppo famoso, non siamo, dobbiamo ancora uscire fuori. Penso che la cosa più importante che possa darci questa tournée sia la motivazione per noi stessi. Speriamo che questo sia un boost importante affinché poi si crei un'aspettativa per il disco e poi questo disco abbia la possibilità di andare in giro. Stiamo giocando tutto un po' qua. Veramente siamo una grande famiglia, il nostro grande progetto insieme a quello insomma, di rendere Youth Veggie la più grande band del pianeta è quello un giorno di andare a vivere insieme in una straordinaria comune in mezzo alle campagne, in uno spazio al mare, insomma un bel casolare in cui riunirci, vivere tutti insieme, coltivare l'orto e poi il pomeriggio suonare in un bella cantina insonorizzata, questa sarebbe la cosa più bella del mondo, ecco. Ovviamente, insomma, svariate donne in giro per la suddetta comune. A posto. No, mi è ricaduto il gommino. Questa è la comune e ci voleva. No, è perfetto. La conclusione era bellissima. Qua mi serve un primo piatto. Biglietto e scarpone. Io sono rimasto l'unico lucido, veramente. Che è un della mare. Pacchia di poppanti, botte criminali senza usare la pietà. Fanti e damigelle, bimbi ancora in fasce, cresca la natalità. A nessun si venda, con tempo si neghi, buon giudizio in equità. Non sia fatta inoltre distinzione alcuna per la nazionalità. Senza terra, mangia carta, arrivano i gallesi. I Gallesi, I Gallesi, I Gallesi.